Francesco Clemente è un artista poliedrico e polimaterico. Negli anni 60, giovanissimo, da Napoli si trasferisce a Roma. Qui incontra Alighiero Boetti, Luigi Ontani e Cy Twombly, artisti con i quali ha un dialogo intenso e importante per la definizione della sua arte. Sono gli anni in cui nasce l'arte performativa, di cui Clemente condivide gli intenti. Il corpo e la sua esperienza sono temi centrali nella sua ricerca. Strumento chiave di questo processo conoscitivo è l'uso dell'autoritratto, elemento costante in tutta la sua poetica. Il corpo nel mio lavoro è il confine tra il mondo interiore e il mondo esteriore. E quindi in una strategia di spiritualizzazione del materiale, di materializzazione dello spirituale, il corpo è il luogo di transito e i sensi sono i varchi attraverso cui il mondo esterno contamina e penetra quello interno e il mondo interno trabocca in quello esterno. In tutte le tradizioni contemplative, una delle metafore del cammino spirituale, una delle metafore più favorite in tutto il mondo, è la sessualità. Forse perché queste due funzioni della nostra esperienza, quella della vita sessuale e quella della vita spirituale, sono le uniche due che sono sempre aperte, non finiscono mai, non si chiudono mai, hanno un'infinita variabilità e anche promettono una riunione con una certa armonia. La promettono, non è detto che si debba ottenere, però. Vengo da un periodo e una generazione molto iconoclasta e che ha voluto mettere in discussione tutti quelli che erano i contesti possibili per creare qualcosa. Ma io avevo voglia di fare qualcosa, non avevo solo voglia di vuoto. E quindi ho dovuto cercare le ragioni per fare qualcosa ed anche una radice obiettiva da cui partire. E il corpo mi sembrava questa radice obiettiva, nessuno può negare che ne abbia uno, nessuno può negare che abbia un'immagine del mio corpo e sembrava un possibile terreno di comunicazione con gli altri. L'autoritratto è una costante in tutto il mio lavoro dall'inizio e ancora ovviamente fortemente presente. È una riflessione su forse l'aspetto fondamentale della nostra esperienza che è la continuità della discontinuità. Continuo a fare autoritratti non perché voglio confermare la mia identità ma perché la voglio mettere in discussione, non perché voglio celebrare la continuità di Francesco ma perché voglio abbracciare la fragilità di Francesco e la transitorietà di Francesco.